Non sono un regista, non sono un regista e non saprei da dove cominciare se dovessi mettere in scena un testo non scritto da me. Shakespeare, la tragedia, mi è capitato di occuparmi della tragedia, sono dei colossi, dei monumenti, non saprei come accostarmi. Preferisco, diciamo, denunciando subito i miei limiti, creare un'altra opera, cioè un'opera più piccola, più alla mia portata, che controllo meglio, e così è capitato appunto con Kafka, è capitato con la tragedia, è capitato adesso con Otello. Una riscrittura radicale, quella che Luigi Locascio fa della tragedia del Moro di Venezia, a partire dalla lingua, un siciliano che alterna asprezza e toni dolci. Fosse pittia, volisse tutta intera a guarnigione stivacata in caporitia. Fino alla potente scena di apertura, che ci porta, come si dice, in medias res, con un sonoro schiaffo dato da Otello a Desdemona. Qui il movente dell'uxoricidio non è più la gelosia, come siamo abituati a vedere, ma la sorda incomprensione fra i sessi. Capruna! Scimmie! Io mi sono concentrato su un aspetto in particolare, cioè quello del rapporto tra uomo e donna, cioè tra Otello e Desdemona, nel passaggio da un amore straordinario, quasi che non trova le parole per essere detto, tanto è alto, tanto è angelicato, tanto è puro, quindi un'immagine di donna particolare, a un passaggio invece rapido, immediato, quasi all'odio, quasi che fossero due facce della stessa medaglia, che costringe alla vendetta, che costringe a compiere l'atto criminale. Nuovo è anche il personaggio di Otello che ci propone Locascio, interpretato da un possente Vincenzo Pirrotta, non più burattino nelle mani di Iago, ma causa e motore primo della sua propria sventura. E il tronco che brucia è proprio quello di Otello, che Iago non fa che accendere questo tronco, questo enorme tronco, perché Otello è veramente un monumento, no? Che comincia a bruciare, ed è lui che brucia. Il lavoro che ho fatto con il corpo e con la voce è proprio quello di voler dare, cioè tentativo di dare questa immagine di di questa vampa che diventa prima che brucia piano e fino a poi diventare altissima e potentissima nell'atto del delitto. Restituendo protagonismo a Otello, Locascio ha cucito per sé uno Iago meno onnipotente e più intimo, di cui scava le motivazioni recondite fino nell'infanzia. Di Iago si vede la parte dopo Shakespeare, c'è uno Iago che va verso la tortura, la sedia di tortura, e che racconta un po' di sé, pur essendo appunto, volendo rimanere un mistero, racconta di sé alcuni punti di vista sull'uomo. Poi a un certo punto invece c'è un ingresso di uno Iago, chiamiamolo più contemporaneo, e quindi c'è una confessione, e in questa confessione dice qualcosa non sull'odio, che rimane un mistero, ma sulle motivazioni più riposte della sua misoginia, cioè perché ha quest'odio per le mezzo donne. del cammin di nostra vita. Mi ritrovai per una Locascio, sorpassata nonostante la sua della fortunatissima carriera nel cinema, avrebbe turbato. nasce con il teatro e al teatro torna sempre. Una passione che nessuno dei grandi film a cui ha partecipato è riuscito ad Devo attenuare. concentrare, devo fare l'esame di anatomia. Sulla linea di sceneggiatura non puoi guaiare un verso di Shakespeare. Quindi c'è proprio il piacere dell'attore di pronunciare una lingua che al cinema non si pronuncia. Dico Ogni uomo un giorno. pronunciare una lingua per dire appunto Ma non tutti non sono essere sensibili. appiattiti, schiacciati sulla lingua d'uso. Il cinema costringe alla lingua del quotidiano. Il teatro permette uno spazio che permette, ad esempio, come nel caso dell'Otello, di parlare in endecasillabi. Ecco, in questo senso è un piacere il teatro proprio perché è uno spazio di poesia diverso da quello del cinema.